Buon inizio per Simone Calcagno al Palasport di Genova, un bel 15 metri, è davvero il modo migliore per avviare questa stagione 2014? Sì, sì, assolutamente, uno dei miei esordi migliori, a parte se vogliamo l'anno scorso, che però esordiva ai campionati italiani dopo alcuni infortuni, quindi le motivazioni erano sicuramente più alte di oggi. Mi sono trovato bene, buone sensazioni, la pedana è ottima qua a Genova, dove finalmente è tornata, e niente, devo ritrovare ancora un po' la confidenza con la rincorsa. Questa pista e il ritorno dell'atletica indoor a Genova è una buona notizia per tutta la Liguria. Assolutamente sì, pista che era nostra, è andata a Torino per gli europei e poi non l'abbiamo più rivista. Per fortuna il nostro presidente Mauro Nasciuti, vicepresidente della FIDA, l'ha riportata a Genova insieme a Bruno Micheli. E assolutamente gliene va il merito, non tanto per le gare ma per gli allenamenti, che qua a Genova siamo sempre stati svantaggiati sotto pioggia e alcune volte neve, ci siamo dovuti allenare all'aperto. Nel 2013 il titolo italiano promesso, l'unico titolo italiano conquistato da un ligure, poi ci sono stati un po' di problemini, quest'anno qual è l'obiettivo? Sì, come hai detto, l'anno scorso ho vinto i campionati italiani indoor, poi mi aspettavo qualcosa di più dalle outdoor, che però sono stato penalizzato una settimana prima facendomi male al tallone e non ho potuto fare altro che un sesto posto. Quest'anno proviamo a riscattarci, ad attaccare i 16 metri che dovevo attaccare l'anno scorso e che non sono riuscito. Vediamo un attimo, dovrei fare ancora la prossima settimana una gara qua a Genova per poi andare ai campionati italiani assoluti ad Ancona e provare a tirar fuori la misura. E a livello outdoor quali saranno i più importanti appuntamenti? Beh, a livello outdoor quest'anno che sono passato in categoria sono assoluto, sicuramente i campionati italiani assoluti, dato che non ho più gli under 23, ma anche i campionati universitari, che io tengo molto. Chicco Leporati, la prima domanda che ti faccio è: il ritorno dell'atletica indoor a Genova era qualcosa che il movimento ligure aspettava da tempo? Direi che l'atletica italiana indoor è nata a Genova, quindi tutti noi, poi soprattutto noi liguri, ci aspettavamo questa cosa, cioè auspicavamo che prima o poi ci fosse rimontata la pista. Oltretutto è una pista di grandissimo livello, perché tecnicamente è la pista che ha, sulla quale sono stati corsi i campionati d'Europa nel 2009, mi pare, per cui è una pista che può permettere delle grandissime prestazioni. E per noi, soprattutto noi società liguri, noi liguri è un motivo di orgoglio, perché noi l'abbiamo inventata un po' questa atletica indoor. Io oltretutto come atleta ho vinto due titoli italiani e li ho vinti nell'attività indoor, non su questa pista, però per me costituisce uno dei momenti più brillanti del mio passato nell'atletica, insomma da atleta. Spectec Atletica Cari Spezia, quale obiettivo per questa stagione 2014? Ma noi continueremo assolutamente a fare la nostra attività di reclutamento con i giovani, qualificare le squadre giovanili soprattutto nella maniera migliore possibile, creare dei gruppi, perché l'atletica, oltre che misurare e qualificare le prestazioni, è uno sport che deve formare delle persone e quindi creare questa idea comunque del gruppo, della solidarietà, del senso, del rispetto del prossimo, quindi tutte cose importantissime insieme ai risultati che noi non disdegniamo assolutamente, perché ci sono molti dei nostri atleti che parteciperanno ai campionati italiani indoor intanto ad Ancona e poi vedremo. Poi vedremo, insomma, noi puntiamo a crescere compatibilmente col momento economico un po' difficile per tutti, però puntiamo a crescere. Qualche nome di atleta emergente? Ma nella mia società noi, le nostre punte sono chiaramente Eleonora Martini,
Chiara Ferdani, Eleonora Martini un pochino già più affermata, Chiara Ferdani giovanissima, però noi speriamo di averne altri, noi speriamo di averne altri anche nel settore maschile. In questo scorcio d'inverno si è segnalato benissimo un giovane, un velocista, un certo Giorgio Nigro, un ragazzo che viene dalla categoria cadetti, che ha già realizzato il minimo per partecipare ai campionati italiani allievi e ha realizzato una dignitosa prestazione per essere un ragazzo che è solo pochi mesi che fa atletica. Quindi noi puntiamo sempre ad avere ricambi e a mantenere quello che abbiamo costruito in passato. Se veramente riusciremo ad avere la nostra pista dello Stadio Montagna rinnovata e essere quello il nostro punto di incontro principale, beh, allora possiamo parlare di cose anche più interessanti in un futuro. È bella, poi è bello avere finalmente una pista anche qua a Genova, che ce ne sono poche in Italia, e è un onore. 400, la tua specialità quando hai iniziato? Ho iniziato in prima media, quindi sono 8 anni adesso che faccio atletica. Per quale motivo? È il mio professore di ginnastica, si vede che ci ha visto bene e ha detto vieni a provare atletica e quindi... Per il 2014 i tuoi obiettivi quali sono? Andare agli italiani e vedere cosa succede. Trionfo Ligure, che cosa hai trovato in questa società? Una bella società che comunque dà un ruolo a tutti e è bello. No, mi trovo bene, poi ormai siamo quasi una famiglia, tanti anni e bello. Eleonora Martini, una bella soddisfazione aver battezzato questa pista con un bel successo nei 200. Raccontaci subito quelle che sono state le sensazioni nel gareggiare qui al Palasport di Genova. Allora, sensazioni sicuramente positive, la pista risponde bene, veloce, si riesce a correre bene, hanno fatto un lavoro ottimo. Sono stata anche lo scorso weekend a Padova, pista nuova e comunque paragonabile a questa, quindi un buon lavoro qua. Adesso la stagione indoor cosa prevede per te? E adesso, vabbè, in realtà l'obiettivo sono i 400 metri agli italiani assoluti, quindi vabbè, domani farò i 60 metri. Proviamo anche un po' il rettilineo e poi invece il prossimo weekend i 400 metri per vedere come sono messa. 2014, che anno è per te? Il 2014 è un anno importante, l'obiettivo è quello di cercare di fare il minimo per gli europei nei 400, quindi scendere sotto i 54 secondi e ci proviamo. Chicco Leporati, quali consigli ti ha dato? I suoi consigli chiaramente sono quelli di impegnarsi sempre, allenarsi tutti i giorni, non mollare mai, anche di fronte alle difficoltà. Io ho sempre un male al tendine d'Achille, ma nonostante questo si corre.